Inaugurato il Museo Archeologico Multimediale, un museo di 11 stanze con una superficie complessiva di oltre 600 metri quadrati, ospita una selezione di circa 3.000 reperti archeologici della collezione acquisita in questi ultimi anni dal Comune di Monterotondo, con un valore stimato di circa 45 milioni di euro. Significativa è la dislocazione di parte del museo all'interno delle stanze affrescate di Palazzo Orsini, che, gioiello della città, vengono aperte per sempre al pubblico. Un contenitore eccezionale per l'esposizione di materiali archeologici di altissimo profilo qualitativo ed artistico. Assessore, inaugurazione del Museo Archeologico qui a Monterotondo, ripercorrere dalla preistoria agli inizi del 600, tutto in 600 metri quadri. Sì, è stata una bella impresa, durata un anno e mezzo di intenso lavoro, ma un progetto che va avanti da circa 10 anni qui in amministrazione, con diciamo varie varianti e cambi di programma sulla destinazione di questo museo, ma siamo riusciti appunto ad inaugurarlo nel migliore dei modi in due sedi, un altamente multimediale presso il Centro Culturale Angelani e 6 stanze appunto in questo splendido contesto di Palazzo Orsini, che vede insomma dei reperti archeologici di primissimo ordine. Quindi ce l'abbiamo fatta dopo tanti anni di intenso lavoro e programmazione. Che cosa significa per lei e per il suo assessorato questa inaugurazione? Beh, sicuramente significa lasciare un tassello importante per Monterotondo, per la cultura a Monterotondo. L'abbiamo fatto già con molto piacere e con orgoglio lo scorso anno, dove abbiamo rinaugurato la biblioteca Paolo Angelani, diciamo dotata di strumenti altamente tecnologici, e lo facciamo dando a Monterotondo, sempre più in espansione dal punto di vista sia di servizi che di popolazione, il primo museo della sua storia. Quindi sicuramente è una di quelle giornate che non si dimenticano. In Italia musei, teatri e luoghi come questi si chiudono. Voi qui a Monterotondo invece li aprite. Qual è sì, il segreto? Sì, sicuramente c'è stato un impegno forte di questa amministrazione, guidata dal sindaco Alessandri, da questo punto di vista, perché gli stanziamenti sono stati sempre, dal punto di vista culturale, diciamo ingenti, proprio perché avevano questa finalità. In pochi anni sapevamo di dover chiudere il circuito culturale inaugurando una biblioteca, un teatro e un museo. Ci siamo riusciti, e quindi laddove la politica riesce a incidere in questo modo, insomma, credo che sia un segnale importante per tutta la città. E questo è solo il punto di partenza? Beh, sicuramente, perché insomma adesso con questo tipo di struttura aspetteremo migliaia di visitatori, aspettiamo circa in 10 giorni 1.000 prenotati, quindi 1.000 visitatori, e poi tante attività e tanti altri scambi anche culturali che potremmo fare.